Ma l'astrologia, la cartomanzia è sempre uno studio più o meno dottrinario per prevedere il futuro, per prevedere ciò che sarà o ciò che è, perché è. E cosa significa questo se non una veggenza? Ma questa veggenza viene interpretata soggettivamente dall'individuo attraverso, nel caso specifico, le stelle e gli astri, o attraverso strumenti quali le carte o altri mezzi di interpretazione. Fino a questo punto quella creatura non si avvicina a un mondo ancora più sottile, ancora più, fra virgolette, pericoloso. Perché? Perché deve avere a che fare con altra entità, in questo caso specifico, che non è se stesso, e quindi deve andare a sondare fino a che punto quel mezzo riesce a trasmettere una comunicazione da un mondo sconosciuto. E questa è la paura primordiale di tutti gli individui nel mondo, perché tutti gli individui non è che siano molto coraggiosi su questo argomento, hanno sì molta curiosità ma anche paura. Quindi il desiderio di potere, perché è un desiderio di potere che avvicina alla cartomanzia, all'astrologia, perché il potere di conoscere l'oroscopo delle stelle su se stessi o sugli altri è già un elemento di forza e di prestigio. Arriva fino a un certo punto, ma non andare oltre, quando possono subentrare entità di cui la persona non ha possibilità di controllo. Fino a che punto entità benefiche o malefiche, ma comunque non possono controllare, in quanto l'altro mondo è sempre stato e sarà un mistero per voi.